Vorrei partire, diciamo, da quello che è il ruolo di Filippo Binasco e quindi il mercato, come il mercato in qualche modo si lega a questo mondo, a questo tipo di mondo della logistica e delle imprese, e soprattutto qual è il ruolo del broker oggi in un ambiente di questo genere, pensando anche a quanto impatto c'è dal punto di vista della sostenibilità. Cerchiamo tutti di essere molto brevi. Prego. Buongiorno a tutti. Il piano nazionale rappresenta sicuramente una condizione epocale che, come tutte le condizioni epocali, aprono al cambiamento. E il cambiamento è anche il modo in cui le aziende devono cercare di approcciare il mercato. Quando parliamo di infrastrutture, che sono sempre state un po' il motore delle grandi riprese dopo, insomma, periodi di crisi, dobbiamo pensare che le infrastrutture oggi, nel 2024, rappresentino anche il modello operativo con cui i soggetti si interconnettono, non solo la parte strutturale, ferrovie, ponti e gallerie, ma tutto ciò che è il ciclo operativo che ci sta sotto. Quindi in questo la percezione deve cambiare, la percezione di quello che è il rischio. Oggi il mondo è un mondo aperto, un mondo globale, un mondo connesso. Ogni tipo di economia oggi vive di concetto di filiera, e quindi la filiera, che rappresenta un valore aggiunto, perché crea la possibilità a soggetti di vari livelli di interconnettere le proprie competenze, i propri interessi, i propri prodotti, rischia comunque di essere aperto a dei potenziali rischi non secondari. Dico che la percezione deve cambiare perché il rischio è sempre stato visto, diciamo, dagli operatori di qualunque livello più nella sua fisicità: i fabbricati, i mezzi, le merci che si spostano. Ma la percezione di quello che è il rischio indiretto, e in questo caso la digitalizzazione del mondo e delle economie aprirà questo vasto campo, è ancora abbastanza arretrato per quello che riguarda il mercato italiano. Di digitalizzazione o di cyber risk io sentii parlare dieci anni fa, certo, da grandi istituzioni finanziarie, da una grande banca italiana che mi disse: ma voi come vi state muovendo, perché dovremmo approcciare? Però non se ne parlò oltre. La pandemia è stato un fortissimo acceleratore che ha fatto capire alla società, alle imprese e al mondo in generale quanto sia sensibile e quanto, diciamo, sia vulnerabile quello che noi ovviamente possediamo, produciamo e gestiamo. Quindi in questo la gestione del rischio, quindi di risk management, è un po' il nuovo paradigma, la nuova frontiera. Noi siamo un broker oggi importante, rappresentiamo una delle Big Ten mondiali. Siamo un'azienda italiana acquisita recentemente da un grande operatore internazionale e stiamo cercando di esportare sempre di più questa cultura, questa sensibilizzazione al capire che le aziende non devono vedere la gestione del rischio e di conseguenza anche le coperture assicurative come un costo. Il costo deve nascere da un processo diverso, da un processo di analisi, di prevenzione, di mitigazione e poi anche di trasferimento.